per i 3 minuti di ritardo. Allora, partirei subito col bollettino, così recuperiamo velocemente i 3 minuti. Test rapidi, 499.507 e i test molecolari 5.525. Il totale sono 10 milioni e mezzo, 10 milioni 522 per l'esattezza. I positivi nelle ultime 24 ore sono 19, che rapportati a 6.449 tamponi rappresentano lo 0,29% della prevalenza sui tamponi fatti. I positivi dall'inizio del 21 febbraio 2020 sono 424.634. I positivi ad oggi, in virtù delle negativizzazioni, sono 5.880. Numero di ricoverati totali sono 444. Ricoverati in area non critica sono 392, in terapia intensiva 52. Se ai 52 sommiamo i ricoverati in terapia intensiva non Covid, che sono 348, il totale, riuscite a farlo al volo, è 400. Totale dei decessi 11.600, invariato. Totale dei dimessi 21.987. Voi sapete che era dal 20 di agosto che non avevamo zero di mortalità. L'ultima data è 20 agosto 2020. E dopodiché abbiamo avuto ovviamente mortalità variabili, con giorni minimali, con giorni in maniera importante. Allora, proprio per evitare di stare qui a farvi perdere tempo, voi sapete che c'è state un po' di novità nel fine settimana, e allora approfitto della vostra collaborazione, che poi voi avete il filo diretto con i cittadini, di fare un po' di chiarezza su quello che è accaduto rispetto all'utilizzo dei vaccini, perché poi mi metto anche nei panni di molti cittadini che qualche quesito se lo pongono, no? Allora, cominciamo col dire che dall'8 di aprile, dalla famosa circolare dell'8 aprile, nella quale si stabiliva, dopo tutto questo altalenante posizione sui vaccini a vettore virale, cioè AstraZeneca, Johnson & Johnson, dall'8 d'aprile a livello nazionale si è stabilito che Johnson & Johnson e AstraZeneca dovevano essere somministrati in via raccomandata, diciamo, era fortemente raccomandata a chi aveva più di 60 anni, o meglio, a chi ha più di 60 anni. Poi con tutta una serie di variabili, la possibilità di fare open day, c'è una circolare del CTS. Allora, la scelta che ha fatto la Regione del Veneto è stata quella di dire sempre ai suoi direttori di provvedere a vaccinazioni con i vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson solo a chi ha più di 60 anni. E questo in linea generale, non nella quasi totalità, perché poi le eccezioni ci sono sempre, è avvenuto. Prova ne sia che noi non abbiamo mai fatto i famosi open day. Cos'è un open day? È un centro vaccinale aperto dove chi vuole vaccinarsi sa che si vaccina con quel vaccino, in questo caso molti colleghi hanno fatto AstraZeneca o Johnson & Johnson, ci vai a prescindere dalla tua età, ci puoi andare anche a 18 anni se vuoi, ricordo che erano autorizzati sopra i 18 anni, e lo fai senza appuntamento. Noi non abbiamo fatto questo. È accaduto poi, alla luce anche del decesso che c'è stato del ragazzo in Liguria, che è ancora da chiarire per carità, e di altri fatti, di eventi trombotici profondi, eccetera, che il CTS e quindi, diciamo, le autorità regolatrici a livello nazionale abbiano deciso di far scaturire una nuova circolare del ministro che dice che sotto i 60 anni non si fanno i vaccini a vettore virale, cioè AstraZeneca, Johnson & Johnson. Questo lo dice a questo punto in maniera perentoria, cioè non c'è più la possibilità. Adesso
lo fai sopra solo sopra i 60 anni. Circolare dice anche che chi ha richiamo di AstraZeneca e ha meno di 60 anni può aver fatto meno di 60 anni perché o è un insegnante, ad esempio, o forze di polizia, categorie essenziali che sono arrivate al fine del percorso di 3 mesi, e ci sta, anche in Veneto ne abbiamo, oppure quelli che sono andati all'Open Day o che sono stati vaccinati strada facendo, comunque ad oggi, secondo la circolare, avranno un richiamo sotto i 60 anni, il loro richiamo sarà di Pfizer o Moderna, cioè di vaccini ad RNA messaggero. Noi applichiamo pedisseguamente quello che c'è scritto, nel senso che se c'è una persona con più di 60 anni, il suo richiamo lo fa con AstraZeneca, perché è l'unico vaccino a vettore virale che prevede un richiamo. Se ha meno di 60 anni, gli potranno somministrare Pfizer o Moderna. Punto. Detto questo, resta non poco imbarazzante tutto quello che è accaduto in questi mesi, perché voglio ricordarvi che AstraZeneca è un vaccino che è stato fortemente consigliato sotto i 55 anni, poi fortemente consigliato sotto i 60 anni e poi fortemente raccomandato sopra i 60 anni. Di mezzo ci siamo noi a dover parare le pallonate che arrivano nei posti più disparati della porta. Perché noi? Perché noi siamo quelli che fanno la programmazione. Quindi mettetevi nei panni delle 1600 persone che sono nei centri vaccinali e del gruppo degli ingegneri gestionali che programma tutto, che si ritrova ogni giorno la novità. Quanti sono i richiami AstraZeneca di cittadini veneti sotto i 60 anni? Sono 36.000, circa 36.000, che sono esattamente i vaccini, lo voglio scandire bene, non che noi abbiamo fatto perché come tutti facevano, no, noi ne abbiamo pochi rispetto agli altri, perché sono i richiami di 3 mesi fa che adesso stanno arrivando, sono al giro di boa, sono gli insegnanti, le categorie essenziali e quant'altro. Anche noi abbiamo difficoltà, puntiamo tanto sulla settima dose di Pfizer, sullo spremere il limone fino alla fine di quella boccetta per portare fuori una dose in più. Vi ricordo che siamo passati da 5 a 6, da 6 a 7 dosi, proprio anche con una maestria nel prelevare il siero, però c'è ovviamente tutto un problema di riprogrammazione, perché noi abbiamo 36.000 persone segnate nelle agende con AstraZeneca, sono 36.000 dosi che dovranno essere segnate nelle agende, ovviamente non è che ce le abbiamo tutte domani o stasettimana, sono diluite per fortuna, insomma stiamo cercando, nella speranza anche che ci venga riconosciuto una ulteriore fornitura di vaccini, ma ho l'impressione che a luglio non sarà proprio tutto così rosea la fornitura dei vaccini, nel senso che da quello che si capisce non ci saranno trend in aumento, ma sarebbe già una fortuna averli stabilizzati come giugno, e quindi noi dobbiamo far fronte anche a questo nuovo problema, però noi non ci scoraggiamo, siamo pronti ad andare avanti. Stiamo vaccinando bene, diciamo che il rigore che abbiamo tenuto nel scendere con classi di età, vi ricordate quanto ossessionati siamo stati, no? Gli over 80, 70, 60, 50, 40, senza saperlo ci ha salvato da un guaio che poteva essere molto più grande, perché se noi avessimo fatto magari come qualche altra regione, saltando dai 70, poi aprivamo i 40 e visto che c'eravamo utilizzavamo un po' di AstraZeneca per avere il magazzino evaso, eccetera, oggi noi avremmo dei richiami in seconda dose molto più importanti di 36.000 dosi. Questo è il succo del discorso. La situazione di oggi è di, vi do il magazzino di oggi, allora noi abbiamo inoculato 3.384.000 dosi ad oggi. Cicli completi sono 1.081.000. Vi ricordo un dato che secondo me è interessante. Ma sopra gli 80 anni siamo oltre al 98%. Poi abbiamo sopra i... Scusate, prendo una tabella più aggiornata, scusate un attimo. Eccola qua.
Allora, sopra i 60, eccola qua. Eccoci. Allora, sopra gli 80 anni volevo darvi un dato aggiornato. Siamo al 98% praticamente. Dai 70 ai 79 anni siamo ormai arrivati all'88%. Dai 60 ai 69 anni siamo arrivati all'81%. Dai 50 ai 59 anni siamo arrivati al 68%. Anzi, 69 per essere esatti, dai 40 ai 49 anni siamo arrivati al 65% e poi si va scendendo nelle altre categorie. Quindi sta andando bene. Perché? Perché noi abbiamo investito sulle fasce d'età. Possiamo dire con tranquillità che la messa in sicurezza degli over 60 è avvenuta. Tutto qua adesso, siccome ogni giorno ha la sua pena, non sappiamo cosa ci riserveranno i prossimi giorni. Vedo un grande dibattito anche tenuto in piedi da Emma, che dice: ma come, noi non abbiamo mai detto, cioè, sì, ho capito, ma noi abbiamo un ente regolatore nazionale, si chiama AIFA, abbiamo un comitato tecnico scientifico nazionale per il coronavirus che emana delle direttive, noi le rispettiamo. E a questo punto, con il senno di poi, abbiamo fatto bene a fare la scelta di non vaccinare gli over 60. Ripeto, scusatemi, gli under 60 con i vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson, ce ne sono stati anche da noi, ma in maniera infinitesimale, cioè noi abbiamo fatto una scelta assolutamente di campo. Tanto è vero che, come ripeto, non abbiamo fatto gli open day. Beh, siamo la penultima regione, se non la ultima, per percentuale. Sì, però... Noi siamo al 4%, quanto è il 4%? Il Friuli è al 3% o 2%. Su AstraZeneca sotto i 60 anni. Utilizzo di AstraZeneca sotto i 60 anni. Era uscita una tabella su qualche giornale, o comunque insomma, l'abbiamo vista noi. Insomma, ecco, quindi noi siamo al 4%, dopo di noi c'è solo il Friuli. 4% di utilizzo di sotto i 60 anni. Sì, ma noi infinitesimale. Diciamo che adesso la vedete rovesciata la tabella, no? È inversamente proporzionale alla classifica che c'era una volta, no? Rispetto ai magazzini. Prego. Tosatto, Nicolussi, Vanzan. Buongiorno Presidente. Una domanda che le sembrerà ingenua, però credo che sia una domanda diffusa. Perché il vaccino AstraZeneca, che è ritenuto potenzialmente pericoloso, comunque fonte di un qualche rischio per gli under 60, dovrebbe diventare innocuo per gli over 60? È una domanda che molte persone, soprattutto sopra i 60 anni, si fanno. Sì, allora, guarda, io penso questo riguarda il mondo scientifico. Allora, le possibilità di trombosi profonde o complicanze sono ovviamente infinitesimali. Se noi pensiamo anche ai fatti di cronaca che ci sono stati riportati da voi, dai vostri colleghi, ne viene fuori che rapportati agli oltre 40 milioni di vaccini fatti, stiamo parlando veramente di casi rari. Poi dopodiché è ovvio che chi emette un parere, cioè il CTS, deve mettere una deadline, no, dell'età. È come quando vediamo il bugiardino di qualsiasi farmaco, cioè sotto i 10 anni, sotto i 12 anni. Uno dice, vabbè, se uno ha 9 anni e mezzo, cioè, se non gli fa male a quello che ha 10 anni e un giorno invece gli fa bene. Cioè, questo è una deadline, diciamo che è una deadline prudenziale che dovrebbe in via teorica mettere in sicurezza tutti quelli che hanno più di 60 anni, perché probabilmente andrebbe bene anche per quelli che ne hanno 50 di anni. E dall'altro mettere in sicurezza quelli che sono giù sotto, che magari possono rischiare di più. Cioè, voi sapete che AstraZeneca... è venuto fuori che gli eventi rari di trombosi profonde si hanno soprattutto sulle donne giovani. Da lì parte il ragionamento, ma non stiamo parlando, guardate, non spetta a me a difendere i vaccini, io vi dico quello che c'è scritto e mi guardo bene anche ad esprimere commenti. Dico semplicemente che stiamo parlando comunque di eventi rari, cioè, a dire ad oggi in Veneto noi non abbiamo avuto questo evento raro e abbiamo inoculato 3 milioni
quello che vi ho detto prima, 3.300.000 dosi, se non ricordo male, 3.384.000 dosi. Ecco, ci diceva, sono circa 36.000 i richiami che saranno effettuati con AstraZeneca. No, che saranno effettuati, sono under 60, cioè sono persone che hanno meno di 60 anni, sì, certo, che certo. Sono in richiamo di seconda dose e non faranno più AstraZeneca. Certo. Devo dirvi, anche se in maniera rara, che qualche cittadino ha rifiutato il richiamo eterologo. Abbiamo avuto 4 casi fino adesso. Noi mettiamo a verbale, ovviamente, in modo tale che l'anagrafe vaccinale resti segno del rifiuto. Noi non possiamo, in Veneto abbiamo deciso di non fare divagazioni sul tema, cioè, anche perché se c'è un ente regolatore è valido per tutti, perché se ognuno si fa la sua roba su misura, dopodiché l'ente regolatore diventa nei tribunali, lo sapete meglio di me. Pensate di avere una qualche difficoltà a sostituire? Beh, non sarà facile. Intanto stiamo spremendo al massimo, come ho detto prima, con i limoni, i flaconcini, per cercare di tirare fuori la settima dose dappertutto di Pfizer, e così per Moderna, per le cose da dodicesima, tredicesima dose, se non ricordo male, cioè 12, 13. Se ne hai tirate fuori 12, siete bravissimi. No, ero a 12. Però capite che comunque già Pfizer da 6 passare a 7 non è una roba da poco. E dopodiché speriamo che il commissario ci dia modo, io l'ho anche sentito peraltro, mi sembra domenica mattina, sì, ieri mattina, e fra l'altro il commissario è sempre disponibile, col quale ho un ottimo rapporto, ci siamo sentiti, io spero che il commissario trovi un po' di fornitura a livello internazionale per poter un po' controbilanciare questa sorpresa che abbiamo avuto. Ecco, vedo tanto dibattito, però voglio anche dire una cosa, ma la dico da cittadino. Vorrei ricordare che in altri paesi il dibattito c'è stato qualche mese fa, c'è chi ha sospeso la somministrazione, c'è Canada, avete visto che Canada ha sospeso in blocco somministrazioni, noi abbiamo molti paesi europei che hanno fatto delle scelte molto ancora più dure della nostra, per cui sapete, siamo in utilizzo di vaccini in via emergenziale, questo dobbiamo dire, l'autorizzazione in via emergenziale. Sono 7 mesi, anzi sono neanche 6 mesi di somministrazione, abbiamo iniziato il 27 dicembre, sto parlando dell'Italia, la Gran Bretagna ha iniziato un mese e mezzo prima, e oggi al 27 giugno saranno 6 mesi. Ne abbiamo fatte 44 milioni di dosi in Italia, adesso bisogna cercare di... adesso immagino ormai siamo nella fase anche dell'autorizzazione definitiva di questi vaccini, no? Perché EMA poi li autorizzerà in via definitiva, vedremo quali saranno le altre definizioni. Le chiedo un'ultima cosa, per quanto riguarda le forniture, no? Giugno doveva essere un mese di forniture piuttosto abbondanti, per adesso gli impegni vengono mantenuti? Ma voi sapete che noi avevamo una tabella a fine giugno, però non voglio dirvi inesattezze, io ce l'avevo in mano una settimana fa che vi ho dato, 10 giorni fa, e ci dava proiettato a fine giugno, con gli annunci fatti, meno 30% nel trimestre. Adesso ve l'aggiorniamo perché penso sia corretto, ormai abbiamo la certezza di cosa arriverà a fine giugno, perché adesso abbiamo la certezza, e vi dico nel trimestre quanto è arrivato. Certo è che noi oggi, per darvi un dato, abbiamo, scusate, eccolo qua, abbiamo in casa 279.000 992 dosi così distribuite, 137.356 AstraZeneca, però vi ricordo che noi praticamente gli over 60 li abbiamo solo richiami adesso. Johnson & Johnson 88.724, questi sono numeri alti perché noi abbiamo accantonato perché non li facciamo sotto i 60. Moderna 16.919, Pfizer 41.993, cioè stiamo finendo praticamente, un altro giro, ma infatti noi pensiamo alla fornitura. Oggi dovrebbe arrivare, ci ha messaggiato stanotte, vi dico subito anche la quantità, stamattina dovrebbero essere arrivati, scusate,
Eccoci qua. Vi dico anche la quantità esatta, se la trovo. Non la trovo. Scusatemi, non la trovo. Niente. Vabbè, sono arrivati stamattina, se non fossero 28.000 dosi. Pfizer dovrebbe essere. Non, avevo mandato io un messaggio nella chat. Proprio in su avevo dato il dato. Vabbè, casomai l'assessore ce lo trova. E quindi questa è la situazione. Ok? Ringrazio. Prego. Nicolussi. Eccomi, buongiorno. Buongiorno. Allora, le riporto intanto due timori che ci hanno scritto i lettori. Allora, molti lettori sopra i 60 anni chiedono se eventualmente c'è la siccità e si possa fare seconda dose eterologa anche per loro. Al momento no. Ok. Vabbè, i miei genitori lo fanno sta settimana, fanno AstraZeneca. Sono domande che le giro. La seconda domanda, sempre il secondo timore, come dire, che vi giro è questo, cioè siccome nonostante il commissario Figliuolo abbia assicurato una nuova fornitura di Pfizer proprio per compensare questa emergenza, molti ci scrivono questo timore che ma adesso che anche chi ha fatto AstraZeneca deve fare il vaccino con Pfizer, non è che coloro che hanno fatto la prima dose di Pfizer si vedranno dilazionare ulteriormente il richiamo con Pfizer? No, okay. Noi non abbiamo in programma questo. Quindi chi ha il richiamo fissato domani? Noi ad oggi confermiamo le date in agenda. Perfetto. Bene. Abbiamo solo questo inghippo di questi 36.000 che sono oggettivamente distribuiti, per fortuna. Mentre per quanto riguarda gli over 60 che hanno il richiamo con AstraZeneca, restano i 342.000 o nel frattempo ne avete fatti un po'? Gli over 60 che hanno il richiamo con AstraZeneca. Ma ne abbiamo fatti, però non so dirti quanto. Restano sempre 342.000 o sono scesi? No, considera che sta settimana e la prossima faremo soprattutto richiami. Ok. Perché stanno arrivando le 12 settimane degli AstraZeneca. Cioè, stanno arrivando quelli di marzo, per capirci. Sabato e domenica hanno fatto anche i famosi 36.000 su 60 con AstraZeneca, ne hanno fatti anche sto fine settimana, quindi anche quelli sono già diminuiti. Perfetto. Allora, ve lo chiedo perché abbiamo chiesto al generale Figliuolo che fine fanno gli AstraZeneca e i Johnson & Johnson avanzati, diceva che dovrebbero andare ai paesi COVAX. Ve l'hanno confermata questa cosa? No. Li tenete? Perché poi mi spiegavano giustamente coloro che si occupano, i farmacologi, che hanno una scadenza questi vaccini, molti purtroppo scadono ad agosto, per cui avete... Guarda, noi adesso abbiamo da chiudere la partita dei richiami e mettere in sicurezza definitiva gli over 60, che ormai, come si vede, è una roba consolidata, sopra i 60 anni è chiusa la partita. Dopodiché, se AstraZeneca, e vedo che anche qui sono stato, come si dice, premonitore quando dissi guardate che va su un binario morto, ho detto anche il giorno della visita di Figliuolo, ci sta andando. Sì. Fermo restando che un vaccino che ad esempio in Gran Bretagna è stato utilizzato. Sì, però bisogna anche dire tutti gli eventi avversi che hanno avuto in Gran Bretagna che nessuno mai dice. C'è un report in cui si segnalano 257 eventi avversi in Gran Bretagna. Non è che lì non sia successo sì, nulla. Sì, 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 certo, cioè, certo. Così per onestà di informazione. E l'altra cosa volevo capire se c'è un allarme particolare per quanto riguarda la variante indiana. Perché adesso il Premier Draghi sta pensando addirittura di bloccare i voli in arrivo dalla Gran Bretagna. Voi nelle videoconferenze che fate, teleconferenze, avete avuto qualche novità? Noi dobbiamo andare avanti con un unico sistema, fare tamponi, non abbassare la guardia e sequenziare. Sappiamo in che percentuale è presente nel Veneto la variante indiana? No, adesso non te lo so dire, però potremmo invitare mercoledì
la dottoressa Ricci, sì, e così vi dà uno spaccato di qual è la situazione. Sì. Ci ricordiamo mercoledì la dottoressa Ricci. Infatti. Che è il nostro punto di riferimento per la sequenziazione, oltretutto. L'ultima cosa che le chiedo è se sono partite le farmacie e se avete rilevato un tasso di opposizione delle persone a Johnson & Johnson. No, ancora no. Le farmacie stanno ultimando il corso, molte farmacie stanno ultimando il corso all'interno dei centri di vaccinazione, no? Quindi la formazione insomma aggiuntiva oltre il corso IS dell'Istituto Superiore di Sanità. Oggi pomeriggio alle 15.30 c'è un incontro conclusivo con loro, la parte invece informatica di azienda zero è stata risolta, io penso che nell'arco di una settimana potrebbero partire, ma oggi non sono partite, però insomma ecco, la procedura si è conclusa e c'è questo incontro oggi di chiusura insomma di tutto. E che vaccini potrete dare loro? Perché Pfizer Johnson ne abbiamo poco, è Johnson & Johnson over 60, però se adesso e avete una copertura altissima di over 60, ma ce ne abbiamo ancora, guarda, io penso che saranno più o meno 140.000 ancora da fare, 140.000. Over 60, okay. E quindi pensiamo che la politica dell'ultimo miglio per la vaccinazione possa funzionare, lo ha già dimostrato con oltre, ormai siamo a 4.000 accessi liberi, vi ricordo che in tutti i centri vaccinali chi ha più di 60 anni e vuole farsi vaccinare ha diritto ad andarci senza prenotazione e avere un'iniezione unica di vaccino che è Johnson & Johnson. Peraltro su Johnson & Johnson vorrei dire una roba, non so se per il nome che è familiare, no? Perché comunque gli italiani la conoscono, evito di star qui a dirvi perché, ma comunque è un fatto di familiarità, è marketing questo. Vuoi perché c'è una sola dose, sì, non c'è tutta sta ritrosia, cioè, bene, per dire, il mondo del turismo ce l'ha sempre chiesto, per dire, è stato vissuto come un po' un limite quello dell'età, no? Alcuni sono riusciti comunque a farlo nelle pieghe diciamo delle possibilità, però Johnson & Johnson non ho visto tutta sta, forse anche perché la comunicazione si è concentrata di più su AstraZeneca, questa è un'altra verità. Beh, anche perché è diversa la formulazione, per cui probabilmente per quello. Sì, però hanno tutti e due adenovirus, cioè sì, quindi però un conto è avere l'adenovirus dello scimpanzé, un conto è avere l'adenovirus di un essere umano. Per me che non sono uno scienziato, magari mi fa meno impressione sì, sapere. Ma, sì, sì, ma certo, ma il vero tema comunque è quello del vettore virale. Esatto, infatti. Prego. Grazie. Vanzan. Buongiorno. Buongiorno. Presidente, lei prima ci ha dato le percentuali delle classi di età che differiscono rispetto ai fogli che ci avete fornito, soprattutto nella fascia 40-49 anni. I vaccinati prima dose sono 44%, lei dice il 65%, scusa, quindi abbiamo letto i prenotati. Se no, aspetta, non vorrei aver letto un'altra no, cosa. No, a meno che lei non intenda anche vaccinati, sì, con i prenotati, e prenotati. Con i prenotati. Sì, okay. Scusate, hai fatto bene a chiarirlo. Io vi ho dato dati vaccinati e prenotati, cioè la nostra situazione di oggi. Lei si ritiene soddisfatto per quanto riguarda i 40-49 anni di aver raggiunto 44-65%? È un buon dato secondo lei? Sono. Oppure allora, si aspettava qualcosa di più? Loro cresceranno ancora, considerate che adesso abbiamo aziende che vanno ad agosto. Quindi si sono ritrovati in quella finestra nella quale abbiamo aperto e subito dopo, 4-5 giorni, abbiamo aperto, se vi ricordate, agli over 12. E quindi c'è stato, dopo si è creato l'imbuto. Probabilmente molti hanno anche atteso, sì, ma beh, lo farò, mi programmerò, si sono trovati tutti i ragazzi che si sono fatti 400.000 prenotazioni, vi ricordo i ragazzi. Scusi, questo volevo il dato aggiornato su dai 12 anni in su. Ah. Cioè l'hanno messo anche. Aspetta. Noi abbiamo dai 12 ai 19 la popolazione target, allora facciamo, allora vi vediamo la tabella dopo, dai 12 ai 19 la popolazione target 300. Over 12 è 374.000, un 4% hanno fatto la cicli, e hanno un 4% cicli, no, cicli con la copertura piazzale un 4%, ma mi mancano i prenotati, vi mandiamo una tabella fatta bene. 4% sarebbero quelli che hanno effettuato la prima dose. Vaccinati prima o seconda dose, cioè può essere che qualcuno era un soggetto che era tra quelli con, non so, qualche patologia, eccetera. Quindi il 4% sono quelli che hanno fatto tra prima e seconda dose, però non ci sono i prenotati, come diceva il Presidente. Vabbè, attendiamo cos'mai sì, nel pomeriggio. Sì, ve la facciamo avere. E Presidente, per quanto riguarda... Scusami, Carlo, se ti ricordi, chiediamola all'ingegner Fattori, completa per tutte le fasce d'età. Grazie.
E l'altra cosa che le volevo chiedere, voi andate avanti per classi di età, poi avete fatto gli operatori del turismo. Libero. E libero. Avete in mente altre linee vaccinali, no, oppure si va avanti così? No, ormai no. Va bene. Terza dose. Cosa ci dobbiamo aspettare? Ma sai, il Green Pass parla di validità fino a 9 mesi dall'ultima dose. Letta tra le righe vuol dire che dopo 9 mesi qualcosa deve accadere. Allora, io penso sia impensabile che non ci sia un richiamo, no? Se non è una terza dose, è comunque un nuovo vaccino per la prossima stagione, come accade per l'influenzale. Tanto è vero che noi siamo a motori accesi e non pensiamo minimamente di chiudere la macchina vaccinale, cioè, o meglio, che non ci sia una campagna vaccinale autunnale, che ovviamente sarà implementata, come dice il commissario, con dei medici di base, dalle farmacie, tutto quello che è, però ci sarà, io non so, terza dose arriverà sicuro, la vedo così, poi magari mi sbaglio, spero di sbagliarmi. Grazie. Prego. Moscati. Sì, buongiorno Presidente. Io volevo sapere, siccome ho ascoltato oggi il governatore Toti che parlava appunto del vaccino AstraZeneca, e lui ha detto io l'ho fatto per scelta AstraZeneca anche se non ho 60 anni. Ed esprimeva un suo parere sulla sua pelle, dice adesso dovrei fare un altro vaccino, invece io vorrei fare AstraZeneca perché comunque ritengo che non ci sia una grande sperimentazione di casi, faceva il calcolo di questi casi, per questa eterologa piuttosto che. Allora, ci sono dei margini di libertà se una persona con un'autocertificazione volesse farsi il richiamo con AstraZeneca? Ad oggi noi non abbiamo comunicazioni. Poi capite, okay, se qualcuno dicesse le regioni definiscano, a quel punto noi riuniremo tutti i nostri scienziati, il comitato tecnico scientifico, la prevenzione, e decideremo con i massimi clinici che abbiamo, decidiamo se andare in una direzione o nell'altra. Ma siccome c'è, lo prevede la Costituzione, che a questi livelli di pandemie, di epidemie, ci sia una regia nazionale, noi ci rimettiamo a quello che ci viene detto. Considerate che il tavolo nazionale che decide sta roba non è che sono 4 scappati di casa, dal punto di vista scientifico. Perché qua ogni volta siete sempre quei più bravi. Cioè, là mi risulta che ci sia il gota della scienza attorno a quel tavolo. Ci piacciono o non ci piacciono? Sì, dice... però lei deve mettere, insomma, anche dalla parte delle persone, perché ad un certo punto uno dice ma io vorrei poter dire anche la mia, cioè non che mi cada tutto dall'alto come decisione, anche perché le decisioni calate dall'alto sono state assolutamente un giorno sì, un giorno no, un giorno no. Ma allora l'unica soluzione è giuridicamente, come si vede, trasferire la responsabilità della decisione da un ente regolatore al singolo cittadino, ma è una scelta giuridica importante rispetto a un farmaco. Sì, ma infatti questa era la domanda, che margini di autonomia hanno i cittadini nelle scelte di... In questo momento noi non abbiamo modo di decidere cosa si fa. Zero. E questa è la risposta, però. Diciamo che in Veneto noi non abbiamo neanche mai fatto la scelta di far decidere il vaccino. Uno va e si becca in anamnesi quello che. Perfetto. Sì, ma attenzione, non è un atto di dittatura, cioè non compete a noi. No, cioè non... È una domanda e una risposta. No, ma spieghiamolo ai cittadini. Per capirci, se noi decidessimo in maniera impropria in questo momento di dire ognuno si faccia quello che vuole per il richiamo, cioè al primo guaio è colpa nostra che abbiamo dato questo ordine davanti a una circolare che dice che non si fa più sotto i 60 il richiamo con AstraZeneca. Se io avessi il richiamo di AstraZeneca mi porrei anch'io il quesito, ma non saprei darmi una risposta, cioè, poi alla fine mi riferirei alle realtà scientifiche che hanno cercato di darci un'indicazione. Grazie. Ma potrò anche invitare magari il professor Palù. Per... Infatti volevamo, perché lui proprio... Comunque ci sarà domani, professor Palù, comunque se volete intervistarlo, sarà domani al Balbi, perché presentiamo una bella iniziativa e lui fa parte di questa iniziativa, quindi sarà lì, penso che non si negherà per domande così importanti.
Ancora Filippo, se ho capito bene, vero? Sì, sempre. Volevo segnalarle una cosa e poi farle una domanda extra Covid. Prego. La segnalazione riguarda il promesso sposo, sì, che lei aveva citato, sì, nell'ultimo punto stampa. Non si sposa più. No, per sposarsi sembra che si sposi, però almeno che è un vicentino? Sì, un vicentino. Ah, ma sapete anche che... Io ho tenuto tutto riservato. Sappiamo chi è. Ma insomma... Sei bravi a trovarli. Si è fatto vivo lui, veramente. Ah. Ma non ha avuto ancora comunicazione, non ha avuto ancora risposta della richiesta di spostamento del vaccino. In poche e questo parole. È grave. Ma glielo dico perché... Al di chiama là, la dottoressa Bonavina in diretta, grazie. Perché... ci ha rassicurato che aveva risolto il problema. Almeno a ieri sera lui... Sperando che sia lui, che non sia un altro che ha problema. Che non sia un altro promesso sposo. Beh, effettivamente qua e là, e stiamo parlando naturalmente di centinaia di migliaia di persone, quindi non sorprende, certo, qualche inghippo, qua e là compaiono dei segnali di rigidità fuori luogo, insomma. No? Sono convinto, ti faccio un esempio, qua e là, io mi sono avvelenato come una vipera ieri, perché ho scoperto che una persona che aveva richiamo aveva il vaccino del papillomavirus e dice: guardi, quel giorno c'ho il papillomavirus, non posso fare la seconda dose. E l'operatore ha risposto: sposti il papillomavirus. Allora, capite che, cioè, vi ripeto che noi non possiamo fare libretto uso e manutenzioni da casermaggio, perché lo riterrei anche poco rispettoso nei confronti dei tantissimi operatori che fanno, la stragrande maggioranza fa in maniera eccezionale il proprio dovere. Faccio appello a un minimo di elasticità e buonsenso. Aspetta un attimo che ti faccio... Ma mettiamo in viva voce, così dà la risposta dottoressa Bonavina. Non dire il nome perché in realtà, però insomma, visto che abbiamo... Metti in viva voce. Ti metto in viva voce, sai. Vai pure. Pronto? Sì, sì. Buongiorno a tutti. Allora, il signore in questione che aveva l'appuntamento l'8 di luglio e doveva sposarsi il 10, non appena ho avuto la comunicazione ho telefonato personalmente a questo signore, quindi non è un'informazione. Gli ho anticipato che un addetto l'avrebbe contattato e la data che è stata assegnata è il 30 di giugno. Ora, se è capitato qualcosa non lo so. Ciao dottoressa, c'è solo un problema, l'ha detto, non l'ha mai contattato. L'ha detto? A ieri sera l'ha detto, non lo ha contattato. Avrà altro da fare. Mi sembra strano, verifico immediatamente perché è segnato in lista, Presidente. Se puoi fare la verifica, per favore, perché questo signore ha chiamato la redazione dei giornali per dire che non ce l'ha l'appuntamento. Immediatamente. Grazie. Grazie. Che nessuno osi pensare a un trucchetto da 4 soldi per sfuggire al matrimonio. Ecco. Invece la domanda extra Covid, però anche questa di un qualche interesse. Stamattina ha avuto l'incontro sulle sorti della CC dell'azienda. Scusate, una notizia che mi arriva adesso da un giornale di zona, non è vero, è stato contattato, lo conosco io, non è la stessa persona. Non è la stessa persona. Però si prende la responsabilità. Io ho il nome, il cognome. Un collega informa. Puoi mandare via messaggio il nome all'assessore. E dopo dicono che i giornalisti non fanno un'attività di servizio civico, pubblico. Faccio controllare subito, per me questo qua si sta costruendo un alibi per non sposarsi. Allora, su ACC questa mattina ho incontrato i rappresentanti dei lavoratori. Li ho incontrati peraltro a San Vendemiano, quindi siamo incontrati a metà strada. E prima dovevamo incontrarci qui. Vabbè, è stato un bel incontro, devo dire, sempre con la serenità e il senso della realtà che questi rappresentanti, pur nella tragedia, sanno sempre rappresentare. I temi sono due,
L'articolo, l'approvazione dell'articolo 37, che è comunque una partita finanziaria importante per i nostri lavoratori. Questa mattina ho risentito anche il Ministero delle Finanze, sarò giù mercoledì, cioè dopodomani, ci vediamo al punto stampa e poi vado a Roma, e devo dire che spero, ne ho parlato anche con il Ministro Giorgetti, che questa partita forse in settimana si chiude. Comunque me la danno per chiusa, adesso sentite, mi hanno detto una questione di firma, un pochino dei timbri, mi hanno detto che è una roba veloce, che non è irrilevante per la sopravvivenza di questa realtà. Dopodiché ho detto a loro che l'interlocuzione del Ministro, ministro Giorgetti è un'interlocuzione costante, il Ministro è assolutamente sul pezzo, sta lavorando a una soluzione, tant'è vero che io ho anche detto che se maturerà, e se matura a breve, la soluzione penso la presenterà, come giusto che sia, direttamente il Ministro. Ecco, mi scusi, la soluzione la presenterà il Ministro, ma quando lei dice che la partita dovrebbe chiudersi, insomma, nel giro almeno dell'articolo 37. La partita dell'articolo 37. Sì. Queste sono risorse finanziarie, opportunità per pagare gli stipendi, per tenere l'azienda in vita. Ovviamente poi la madre di tutte le battaglie è quella di porre la parola fine a queste, diciamo, costanti notizie di difficoltà che ha ACC. Ma guardate, ACC va oltre il normale contenzioso collettivo, perché rappresenta una zona di un territorio importante, ACC è di Mel, stiamo parlando del territorio bellunese, infatti in quel contesto c'è anche un'altra azienda importante, insomma, che è oggetto di attenzione, che è l'Idea Standard, e stiamo parlando di una provincia che ha uno spopolamento di migliaia di persone all'anno, cioè pensare di perdere un blocco produttivo come quello della CC, insomma, è una roba importante. Io vi posso dire fino a qui. Comunque la mia missione a Roma riguarda la visita del Capo dello Stato, ma anche questa partita di ACC, come è ovvio che sia. Quindi andrà al Ministero? Sì, sì, sì. E ai ministeri. Ai ministeri. E conto di andare alle finanze, e conto di andare dagli altri ministeri coinvolti, beh, ovviamente dal Ministro Giorgetti, eccetera. Ecco, volevo dire una roba, poi incontreremo il Capo dello Stato giovedì con il CONI, quindi soci fondatori di Milano Cortina. La ringrazio. Prego. Ho girato il nome, vediamo, se no poi li informiamo, poi li informi tu appena abbiamo notizie su questo caso. Prego, Alda. Grazie. Alda. Arriva dalla redazione, proprio perché ci sono state notizie, come diceva lei prima, contraddittorie. AstraZeneca prima i giovani, poi i più vecchi, poi niente, eccetera. Adesso le mamme e i papà cominciano a preoccuparsi per i ragazzini, perché in Germania hanno sospeso Pfizer nella fascia di età 12-17. E chiedono lei che cosa ne pensa di questa decisione. Penso che la Germania sia sempre stata per noi, come si può dire, uso un termine che non si dovrebbe usare, ma uso un termine che si deve usare, un punto di riferimento. Del resto tutto quello che ha fatto la Germania non mi sembra che sia stato smentito poi da un punto di vista scientifico, è sempre stato il nostro pesce pilota, questo era il termine che volevo utilizzare. Allora, se la Germania fa questa scelta, io auspicherei che il mondo scientifico addetto ai lavori in Italia ci chiarisca le motivazioni di questa scelta. Comunque guardate, ne viene fuori un'Europa che è un mosaico, cioè l'Europa, allora abbiamo capito che l'Europa monetaria e delle politiche monetarie ha avuto qualche problema, delle politiche economiche anche, delle politiche sanitarie penso che abbiamo avuto uno spaccato che è una roba imbarazzante, dal contratto europeo che non ci dà vaccini a tutto quello che sono poi le singole scelte dei singoli stati membri. Ma se lei avesse un figlio di 12 anni gli darebbe Pfizer o aspetterebbe? Questa è una domanda alla quale ogni tipo di risposta sarebbe un'indicazione. Io dico che c'è ognuno poi che ha la patria potestà fa una scelta per il proprio figlio. Perché la stessa domanda che mi facevano quando c'era la vaccinazione, le altre vaccinazioni, se dice una roba o l'altra, cioè. Posso fare una domanda all'assessore Lanzarin? Ve la lascio?
rapidissima, volevo capire se finalmente sono arrivati i dati sul recupero delle liste d'attesa, perché Speranza ha annunciato un finanziamento a parte, quindi tutte le io ho una bozza di delibera, appena è definitiva vi mandiamo, vi do, a parte che potrebbe essere che già domani la proviamo in giunta, sono una bozza di delibera, ma poi vediamo la tabellina con esatto, riusciamo a quantificarle? Sì. Appena è disponibile ve la trasmettiamo subito. Grazie. Il promesso sposo è stato contattato mezz'ora fa. Allora era un altro. No, chiedo, non si me, sa. Per me è sempre lo stesso, nel senso che io mi ho tocca, un nome, mi tocca dirlo a denti stretti, ma ho paura tanta che sia lo stesso. Lo dico prima che dica. Perché sta storia. Due che? Due sposi, un maschio e una femmina. il collega che ha scritto dice è amico mio, quindi sono sicuro. Non so, è diventato un giallo. Però è diventato un giallo. A questo punto abbiamo capito che c'è un problema nei centri vaccinali, che non vogliono agevolare i matrimoni. Risolto il giallo. Allora, il primo caso era quello lì che aveva il presidente, era stato addirittura confermato il 30, poi lui ha detto se potevano anticiparlo, hanno anticipato il 25, quindi il primo caso quello. Questo era un altro caso che aveva la seconda dose il 30, lui ha detto che se si poteva fare dopo il matrimonio la seconda dose, spostare lui la seconda dose, quindi secondo me c'è stato un po' di forse confusione in chi ha insomma veicolato un po'. Però hanno chiamato mezz'ora fa, giusto? Ecco. Via. È tutto bene quel che finisce bene, ringraziamo tutti e facciamo appello ai centri vaccinali di assastare sposi. Ci vediamo domattina a Palazzo Balbi, sì. 11.30. Vi ricordo che c'è il professor Palù, quindi a questo punto fate lì se riterrete.